L'uditorio è stanco. Io non ho molto altro da aggiungere se non il ringraziamento per i relatori. Il ringraziamento a Loretta Bolgan, che è stata parte importante nell'organizzazione di questo convegno. Agli amici mi permetto usare questa terminologia che mi proviene soprattutto dalla stima che, e anche dall'affetto che porta al professor Giuliani e al professor Tarro, i quali, diciamo la verità, ci hanno presi a ben volere e ci hanno accompagnati finora con l'autorevolezza della loro scienza, ma soprattutto con una fermezza del carattere che non è indietreggiata innanzi alle minacce, agli sberleffi, alle offese che buona parte, diciamo, di coloro che abitano nei palazzi della sanità ufficiale, io la chiamo la sanità politica, che la scienza sta altrove, sta ovunque ci sia qualcuno che sta cercando qualcosa. Voglio fare un annuncio. Noi l'anno prossimo ripeteremo questo evento con la speranza che chi ci ha oggi accompagnato l'anno prossimo abbia qualche altra cosa da dirci, cioè che migliorino nelle loro conoscenze, progrediscano nell'accertamento della verità. E soprattutto mi appresto a fare io il controcanto alla dottoressa Bolgan, perché avrei pensato, se i dirigenti saranno d'accordo, di chiamare dei virologi, uno già ci sta qua, di fama internazionale, di collaborati anche dal direttore di ricerca, il professor Giuliani, di fare eseguire queste analisi presso altri laboratori. Cioè quello che dovrebbero fare coloro i quali hanno la responsabilità di tutelare la nostra salute, lo fa l'Ordine Nazionale dei Biologi e probabilmente glielo faremo fare con i risparmi che realizzeremo tagliando i nostri emolumenti. Sarebbe una bella cosa. Anche perché sono state accusate di aver sperperato 7.000 euro su 5 milioni per aver aiutato questi meravigliosi genitori che non solo hanno patito lo screzio di avere dei figli danneggiati e non auguro a nessuno di veder crescere che fino a quando sono bambini si accudiscono, si controllano. Quando invece diventano degli uomini e i genitori si fanno anziani, allora diventa un dramma quella malattia che segna ineluttabilmente la vita di tutti gli altri familiari. E quando io penso che rispetto a queste cose ci sia una brutalità di risposta, un'insensibilità, che rispetto al dolore della gente ci si risponde che dobbiamo affidarci, dobbiamo fidarci. In me non si indigna solo l'uomo di scienza, si indigna l'uomo, punto e basta. Perché ancorché noi fossimo delle persone che stanno fantasticando, chi ha la responsabilità sopra di noi, che ha posto un obbligo al popolo di sottoporsi ad una terapia vaccinale, dovrebbe avere il senso etico, l'umanità, chiamatela come volete, di dimostrare a noi che siamo degli sciocchi. E ci sta anche questo, io non ho mai visto né Giuliani né Tarro dire ipse dixit, lo dico io. Li ho sempre sentiti parlare sottovoce, usare termini di interrogativi e mai affermazioni apodittiche.
C'è gente che non arriva ai garretti di Tarro e credo neanche di Giuliani, che invece fa la star televisiva e ci assicuro che tutto va bene, che noi saremo felici e contenti per la restante parte della nostra vita. Ebbene, vedete, io concludo con una battuta perché dobbiamo anche strammatizzare, la scienza deve essere seria, non deve essere seriosa. Noi dobbiamo usare l'ironia, che è il condimento che accompagna le persone intelligenti. E quindi voglio citare Alessandro Dumas padre, il quale diceva che tra un malvagio e un cretino è da preferire il primo, perché questi qualche volta si riposa. I cretini, diceva il mio professore di lettere, guardate bene, non sono quelli che non hanno idee, sono quelli che credono in tutte le idee che hanno. E allora rispetto a chi si sforza di dimostrare che le proprie idee sono giuste, c'è una miriade di cretini che ci vuol convincere che, essendosi convinto che le proprie idee sono buone, noi dobbiamo seguire il loro esempio. E allora noi ripeteremo questa cosa, ci accingiamo a ripetere le indagini, vediamo, che poi voglio vedere rispetto a Tar, Giuliani ed un altro grosso virologo che io non nomino perché non l'ho ancora ufficiato di questa mia intenzione, se qualcuno ci viene a dire che questi sono degli sconosciuti, gente che non capisce niente, perché avranno la supervisione di queste cose. Nel frattempo l'invito a tutte le associazioni a stare uniti, non prendere ognuno la propria smana di protagonismo. Qua ci sta solamente da combattere una battaglia che è faticosa, nella quale non ci sono eroi, la quale non ci sono né vincitori né vinti. La battaglia che noi conduciamo è perché i nostri bambini, i nostri figli e i nostri nipoti non abbiano tra qualche anno a soffrire di malattie che noi possiamo loro evitare. Punto. Non ci daranno il premio Nobel, non vogliamo nessun premio, perché il premio migliore è il rispetto e il decoro e l'apprezzamento che noi abbiamo rispetto a noi stessi. Grazie di essere venuti.